Messaggeriamo. Ho qui un bastone che è il motivo per il quale faccio il video. Questo bastone ha una storia un po' lunga e ha a che fare con Walter Casadei. Ti ricordi Walter nel 1979? Quando andammo a Roma a chiedere la conoscenza che non ce la diedero in quel frangente, e tu raccogliesti un bastone che si era staccato probabilmente da un temporale, penso che sia un platano, un bastone, e hai cominciato a intagliarlo. Io ti dissi: dammelo a me, che lo lavoro io. Tu me l'hai dato e io l'ho lavorato, e questo è il bastone che io ho intagliato. Adesso non so se si vede con questa prospettiva, l'ho intagliato con impugnatura, io lo utilizzo anche come strumento. Infatti gli ho tolto una matita che avevo messo qui perché l'avevo utilizzato per segnare i murales della camera da letto. Come mai mi è venuta voglia di fare questo video parlando del bastone? Perché l'altro giorno ho visto un vecchio che aveva la zanetta, ero al bar con la Stefani che prendevamo un caffè, ho visto questo vecchio che aveva la zanetta che se l'era messa dietro la schiena e la teneva con le braccia così, e c'aveva il bastone. E io, vedendo quel bastone, ho subito pensato a questo e dopo un po' ho detto: va, potrei farci anch'io un video partendo dal bastone, no? E adesso sono qui che sto parlando e mi sono detto: perché voglio fare questo video? Non lo so perché lo voglio fare, principalmente per me stesso, perché alla fin fine io riesco a trovare degli spunti, dei piccoli aiuti, chiarimenti, delle parole che posso dire quando mi metto in questa situazione dove lascio parlare il mio cuore, dove non mi sono appuntato nulla, no? Avrei tanti argomenti di cui parlare, no? Sui portuali, sul cinquantenario che vorrei festeggiare nel 2029 della conoscenza che mi riguarda, che ha a che fare con la zona del porto. E in effetti qualche giorno fa pensavo: appena sono pronto, se non cambio idea, perché sono famoso per i miei ripensamenti, potrei iniziare a fare una serie di video, di comunicazioni, sotto il nome di Porto Pace. Porto Pace è un titolo che mi piace perché ha dentro la parola porto, che significa porto come porto per le navi, carico, scarico, merci, eccetera, e anche col verbo porto, io porto qualcosa. E la parola pace, abbinata al porto, nel senso che può essere anche una merce preziosa che non si può caricare o scaricare fisicamente, ma si può caricare e scaricare interiormente, dentro la consapevolezza di ogni essere umano, e in questo caso specialmente la mia, no? Perché la mia vita inizia e finisce con me. Io mi considero molto fortunato per avere avuto la fortuna di conoscere Prenravatta, che nonostante le offese enormi che io ho fatto a lui, al suo messaggio, al lavoro che stava facendo allora, invece di mandarmi a Ramengo, come avrei fatto io, no? Se io, che ne so, fossi entrato nell'appartamento di qualcuno che aveva, che ne so, un incendio in atto o un problema in atto, e io entro nell'appartamento per aiutarlo e lui mi tratta male, mi offende, mi dice: che cosa vuoi, ti penso io, te va fuori dai coglioni, io dico: bene, ti saluto, arrivederci, grazie. Invece Prenravatta evidentemente sapeva già in realtà
che cosa c'era nel mio cuore, che ancora non ero in grado di esprimere, perché lasciavo parlare la puttana cosmica che è la mente, quella troia che ho avuto modo di conoscere grazie alla conoscenza che Prerabat mi ha rivelato e che tuttora continua costantemente a soffiarmi il dubbio, no? A far sì che io mi preoccupo di qualche cosa quando non ho nessun motivo di preoccuparmi, perché basta ascoltarsi nella parte vera, importante, potente, molto più potente della povera zucca del ragionier fantocci, che è qui, a quale io ho delegato i poteri di gestire la mia vita per tanti anni, avendo in cambio sempre frustrazioni. Infatti mi ricordo che avevo 25 anni e nella zona del porto mi stavo chiedendo qual era lo scopo della mia vita e poi per una successione di fatti magici ho cominciato a ricevere la risposta che continua a rispondermi tutti i giorni che finora ho vissuto sulla terra e non so quanti ne avrò ancora da vivere, perché come detto in un video precedente la media della vita umana è sui 75 anni, io ho 70 anni, per cui potrei morire fra un secondo, come fra 20 anni, come fra 5 anni, eccetera. E il punto è, al di là della vita che potrebbe essermi regalata, dove investo la mia attenzione, la mia consapevolezza, i miei talenti, che non sono miei in quanto li ho costruiti io, ma in quanto dono che la vita fa ad ogni essere umano. Ogni essere umano, anche se lei non è d'accordo, ma qui c'è l'approvazione totale, ogni essere umano ha qualcosa, oltre che di unico, è irripetibile, di speciale. Speciale nel senso che come può fare lui quella cosa lì non c'è nessun altro al mondo o nell'universo, per dire la originalità, no, di quello che può valere la vita che mi barra ci viene data. Per cui non so quando sono pronto a fare la comunicazione del Porto Pace. Sto cercando il modo di parlarne ai dirigenti della compagnia portuale, ma per il momento vedo che un ascolto, non dico un'approvazione di quello che io vorrei proporre per accendere il futuro evento del centenario della fondazione della compagnia portuale. Non dico che loro non essere d'accordo con quello che gli propongo, ma almeno ascoltare per comprendere se c'è l'elemento per far sì che questo centenario prossimo, invece di essere un centenario che può determinare la morte della compagnia portuale, ne può sancire un inizio nuovo che possa accendere una luce di entusiasmo nelle persone che non si spegne più. Ma ci vuole un tema importante, non che te lo inventi, importante, che abbia a che fare con la necessità dell'uomo. E la pace è una necessità. Tutte le guerre che si fanno da migliaia di anni sulla Terra le si fanno con lo specchietto delle allodole di dire stiamo cercando la pace. Poi c'è sta balla cosmica che se vuoi la pace prepara la guerra, che ancora molti continuano ad alimentare, che è una stronzata enorme, e come dire, se vuoi assaporare la delicatezza di una carezza, prendi degli schiaffoni, dei pugni in faccia, delle dita negli occhi, delle coltellate nelle guance. No, se vuoi assaporare il piacere di una carezza, sii dolce, non fare atti contro la tua natura, che non ti piacciono, non mettere il sale da cucina nell'acqua prima di berla,
perché ti spacchi i reni, per dire, no? Per cui, siccome non riesco a parlare a compiere il portuale, perché c'è un po' questa sindrome che mi ricorda la vecchia Democrazia Cristiana, questo silenzio un po' così... D'altronde non è che puoi costringere nessuno a fare qualcosa, però io quando sono tornato, poi chiudo il video, quando sono andato a vedere la compagnia portuale, no? Ho visto la differenza che c'era negli anni in cui lavoravo, facevo lotta, frequentavo, eccetera, che era un ambiente vivo, vivo, c'era vita, c'era gente sempre, c'era vita. Adesso c'è qualche cosa di stantio, non dico di morte, però la ricorda un po'. Infatti la mia domanda è, la compagnia portuale è vicino alla morte, come ho sentito dire da molti ex lavoratori che vedono la fine della compagnia portuale, o è ancora in grado di fare un miracolo come successe nel 1929, anno di crisi mondiale, che ancora ce la ricordiamo, anno in cui la compagnia portuale si è messa insieme, di cui ancora non so bene gli aspetti, mi sembra che sia stato il partito fascista a dire a questa banda di criminali portuali di darsi una regolata, di darsi uno statuto, si sono messi in cooperativa, se non mi sbaglio, ma mi mancano molte informazioni che spero di colmare prossimamente se avrò una risposta da parte della compagnia portuale. Minimo sull'ascolto, tipo ho un sogno realizzabile da proporre, perché oggi la gente ha bisogno di sognare, non qualche cosa di astratto, di irreale, ma ha bisogno di sognare un'utopia. L'utopia è una parola che io fino a poco tempo fa ho sempre creduto che significasse irrealizzabile, assurda, astratta, un qualcosa che non puoi realizzare mai, non puoi mai metterla in pratica. Invece no, leggendo il suo vocabolario, la parola utopia significa un non luogo. L'amore è un'utopia, perché non è in un luogo ben preciso, geografico, ma è dentro di noi, è nel nostro sentimento. Noi per amore facciamo le cose più incredibili e le cose più terribili in nome di questa utopia e di questo amore. Ma questa utopia, non essendo politica, non volendo rivolgersi alla politica, è in grado di condizionare la politica. Ma un'utopia che ha un seme forte da far crescere una pianta, che ti può dare nutrimento, protezione, ombra, rifugio, esiste. Esiste ed è la pace. Ed è la pace. E la pace, se c'è qualcuno della compagnia portuale ai massimi livelli che mi sta ascoltando, glielo dico, la pace non è una robetta così. La pace è una cosa che non scadrà mai, non verrà mai il giorno in cui ecco, adesso tutto il mondo, gli esseri umani sono in pace, per cui è finito il tema. No, è una cosa che accompagnerà sempre la sete, il cammino e il respiro dell'essere umano. Ed è l'unica cosa che non conosciamo realmente. Sappiamo il nome. Sappiamo i fraintendimenti, i musei della pace, invece di stimolarti un sentimento di pace, ti fanno vedere una serie di armi, missili, cannoni, e li chiamano musei della pace, capito? Allora, se volete far sognare le persone, ci vuole il sogno della pace. E il sogno della pace, dato che io la conosco da quasi 50 anni, può dare tanto di quello slancio, tanta di quell'energia, tanta di quella prosperità, cosa che in questo momento non si vede in nessun orizzonte,
è l'unica cosa per cui vale la pena di impegnarsi, di spendere la propria vita. E io, grazie a Dio, lo sto facendo. Sto investendo bene la mia vita. L'importante è che lo capisca io, prima di tutto. L'importante è che ne prenda vantaggio io, che mi nutri io. Perché se tutto il mondo, tutte le persone del mondo fossero in pace e io no, fossi nella mia confusione, per me la pace non ci sarebbe nel mondo. Mentre invece se io ho la pace e tutto il resto del mondo non ce l'ha, parlo di esseri umani, cosa che non è vero perché sono milioni di persone nel mondo che hanno avuto la fortuna come me di conoscere se stessi e di abbracciare quella pace lì, di stare in compagnia e di godere dei benefici. Non mi ricordo più cosa volevo dire, però fa niente. Per cui se qualcuno della comunità portuale mi dice dai, troviamoci, dici che cosa vuoi fare, io sono pronto a dirlo. Se non vi interessa non sto più a insistere, perché per esperienza personale so che quando vai, che ne so, non dico tirare per la giacca qualcuno, perché io non cerco soldi dalla compagnia portuale. Non avete una lira, compagnia portuale, state rischiando di morire. Avete bisogno di un'idea forte, artistica, potente, che sia in grado di sollevare tutta la baracca, di mettere su una nuova, come dire, una nuova professione dentro la compagnia portuale che ha a che fare con l'arte, che ha a che fare col cinema. Non so se avete visto ultimamente, forse l'ha già fatto, un film su Doris, quello che ha fatto la Banca Mediolanum, no? Dove racconteranno di lui cose in odore di santità, come hanno fatto con Berlusconi quando è morto, sembrava fosse morto il fratello gemello di Gesù, no? Invece sappiamo benissimo chi è Berlusconi, no? Però come mai hanno utilizzato il cinema? Utilizzano il cinema loro che sanno quanto è potente la comunicazione, perché attraverso il cinema tu puoi passare una informazione che è in grado di modificare i tuoi atteggiamenti, le tue scelte, le cose che fai. Il cinema è importantissimo. La propaganda, la manipolazione usa il cinema da sempre. Ma non è il cinema che è sbagliato, è uno strumento che a seconda di come lo usi puoi averne un beneficio o un danno. Per cui in compagnia portuale hai una grandissima possibilità. Hai un artista come me, hai un artista come Gianfranco Tondini, tutta la creatività della gente di Ravenna che andrebbe contattata, messa insieme, qualcosa che unisce, non che separi. Perché anche dentro la compagnia portuale, lo sapevo, in ogni, anche in qualsiasi condominio ci sono famiglie che vanno d'accordo l'una con l'altra, e anche dentro la compagnia portuale c'è qualcuno che dice no, quello mi sta sul cazzo, va bene, non dobbiamo andare d'accordo tutti l'un con l'altro. Però il fatto di essere uniti insieme su un obiettivo comune fa una bella differenza, dà una bella forza, dà una bella forza per raggiungere e fare crescere l'obiettivo che è veramente necessario nella vita di ogni essere umano. Per cui se questi qui usano il cinema, una ragione c'è, per cui portuali. Avete una scelta da fare. Voi avete la vita futura, infinita, o avete la morte davanti. E io lo vedo. In base a quello che sceglierete, voi andrete a morire o a vivere in eterno, perché c'è il porto pace in atto nel mondo, perché non viene politicamente. Non tocca mai nessun nervo che può dare fastidio a qualcuno, tocca l'individuo. Vuoi essere in pace? Se tu vuoi veramente essere in pace, io ti posso aiutare. E una volta che tu sei in pace, sei libero, non sei più la vittima del dividi ed impera, non ti hanno più diviso dal divino che è dentro di te, che ti dà la vita, non pugnette, non balle. Non belle idee, non ideologie, ma realtà, il divino che è in me,
mi dà il respiro e nel respiro io ho la vita. E non conoscere quel potere lì, non c'è cazzata più grande. Non conoscere quel potere che ti fa respirare è una cazzata enorme. E capirlo mentre stai facendo l'ultimo respiro è un fallimento totale. Avevi capito? Consoli? Vi saluto e vi bacio come se vi volessi bene, ma ve ne voglio. Ciao, Burdel. Bastone.